Grazie, io veramente non so più che cosa altro dire rispetto a questa legge e rispetto all'iter che sta seguendo, se non che ormai con il livello a cui abbiamo assistito, a cui si è arrivati nelle audizioni in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, io mi sento mortificata come cittadina italiana, perché veramente delle castronerie, delle cose strampalate, senza mancare di rispetto a nessuno, ma veramente personaggi improbabili chiamati ad esprimersi su un tema che io non vorrei neanche definire complicato, perché complicato non è, perché quando siamo di fronte a discriminazioni palesi, quando siamo di fronte ad aggressioni fisiche, quando siamo di fronte ad insulti, a bullismo sociale sistematico, non è complicato decidere da che parte stare, ma nessuno nelle audizioni ha fatto riferimento alle discriminazioni che subiscono le persone LGBT o le persone disabili o le donne. Tutti si sono preoccupati soltanto di parlare pro domo propria, di portare avanti delle, quelle sì veramente delle ideologie che non stanno né in cielo né in terra e che nulla hanno a che vedere con la legge, nulla hanno a che vedere con la legge. Allora veramente questa è una mortificazione che non la comunità LGBT non si merita, ma che l'Italia non si merita, anche perché, e voi lo sapete come me, questa legge è voluta dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana. Allora basta, se ne facciano una ragione, hanno scommesso sul cavallo sbagliato, ammettano di aver scommesso sul cavallo sbagliato e smettano di fare questo bieco ostruzionismo. Noi però lo sapevamo che non avrebbero smesso, lo sapevamo dall'inizio ed è per questo che fin dal 4 maggio, la mia lettera è datata 4 maggio, abbiamo raccolto le firme necessarie per ricorrere all'articolo 77 della procedura d'urgenza. Alla fine abbiamo ascoltato, abbiamo sottoposto il Senato a questa umiliazione, adesso basta. Si era detto che entro la fine di giugno si deve finire con l'esame in commissione e si deve andare in aula, il nostro programma rimane invariato. Ora, io credo che finalmente sia sotto gli occhi di tutti che non c'è un'alternativa all'attivazione dell'articolo 77, quindi si andrà in aula per luglio, questo è il nostro impegno. Grazie.